Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera a tutti, ben arrivati. Per chi c'è, per chi non c'è, stasera uso le cuffie perché saranno un po' più comode. C'è un po' di confusione da queste parti, il vicinato che festeggia giustamente, che fa festa, come è giusto che sia. Io purtroppo queste feste ho avuto un leggero problemino. Sono beccato il Covid, come scrivevo su qualche social in questi giorni, e quindi diciamo, dai, qualche vantaggio è facciamo una live in più. Lo svantaggio è che è una bella scocciatura, perché mi sono dovuto, come dire, perdere qualche pranzo, qualche cena che avrei fatto volentieri, però per il momento stiamo abbastanza bene, quindi anche perché siamo qui a fare robe, come si potrebbe dire, e quindi musica è alta adesso, la riduco un altro pochino, così sarà perché la sento bene nelle cuffie, quindi. Quindi ho detto, ma sì, dai, facciamoci un'altra live, facciamoci un altro po' di programmazione, così giusto per tenerci in allenamento, no, perché io in ogni, ho comunque lavorato, quindi giusto per dire. E quindi non ci risparmiamo nulla, però dai, ci stava così. Ciao Sandro, eh sì. Ma perché non siete non seguite i canali giusti, non seguite i canali giusti. Adesso metto il comando, se il bot mi supporta. C'è il canale Telegram dove annuncio le live, ma effettivamente era sorpresa, e quindi ci sta che qualcuno non ci sia, o anzi più di uno non ha fatto grossi annunci, era proprio una cosa improvvisata, tanto per essere live. Un po' più del solito, perché una volta a settimana, un paio d'ore magari è pochino. Oh, ciao Valerio, buone feste anche a te, intanto buone feste a tutti. E qui ho detto, ma sì, dai, facciamoci una live in più questa settimana, giusto perché facciamo mal comune mezzo gaudio. Abbiamo avuto questo piccolo intoppo natalizio, e quindi tiriamone fuori qualcosa di buono e facciamo un po' di live coding un paio di sere, ovviamente imprevisti permettendo, però io spero vivamente che non ce ne siano, anche se ormai questo anno mi ha abituato un pochino a tutto, quindi non mi stupirai di nulla. Quindi l'idea è magari fare stasera un po' di coding su una, come avevo messo nel titolo, gioco della tombola, che è giusto un pretesto per fare poca logica e più grafica, ma volevo sperimentare un po' di cose su FireMonkey, che spero di riuscire, come dire, a testare, più grafiche più che altro, e quindi più che logiche, perché insomma la tombola dovrebbe essere una cosa abbastanza easy da implementare, siccome ho cercato in giro, visto che ci sono molte implementazioni per fare le cartelle, che comunque rimane una cosa interessante, perché effettivamente non è banale distribuire numeri su più cartelle. Detto, siccome siamo vicini al Capodanno, magari ci facciamo il nostro estrattore di numeri personalizzato, e domani sera vediamo se proseguire questo, oppure ritornare al mitico campo minato che abbiamo iniziato, che non vorrei in ogni caso lasciare. C'è un po' troppe cose aperte qui. E spero che col microfono si senta bene. Queste cuffie sono abbastanza comode, le apprezzo abbastanza, anche perché ieri sera ho fatto una sessione di gaming. Giusto per, non ho mai fatto così tante cose da quando sono a casa malato, e che però penso sia tutto perché così voglio tenermi occupato e non pensarci, e quindi per cui poi vabbè, comunque le cose stanno
stanno migliorando, mi sta quasi sparendo anche la tosse malefica che negli ultimi giorni mi ha un po', come dire, mi ha fatto dormire poco. E quindi, se ieri sera andate sul, volete vedermi giocare a Phasmo, ecco, a proposito di, si parla di Phasmo, si parla di Phasmo e compare mia sorella che fa un'incursione in live, anche se qui l'argomento è un po' più, è un po' più bruttarello, quindi si fa programmazione, quindi ci si annoia di più, mentre ieri sera ci siamo abbondantemente divertiti a cacciare fantasmi sul canale di un gamer che seguo, anzi vi faccio pure il cosiddetto shout out, che è proprio Fagiuolo, esattamente, si stava proprio parlando di questa cosa sul canale della signora Dana, moglie del signor Juncker, a cui ogni tanto facciamo, che penso siano in live anche adesso, anzi forse oggi è martedì, perché io ho perso i giorni, mi sembra di essere lunedì, e come dire, cioè un casino nel... Ho provato a chiedere a ChatGPT di fare il codice per il campo minato, ve l'ha scritto. Ottima idea, facciamo lavorare questa chat. Immagino proprio in Delphi, ma io la domanda che mi pongo più spesso è, ok, vabbè, fa una selezione di, in base a parole chiave, formula le frasi, ma dove trova quelle informazioni, cioè... Ho visto sul gruppo Facebook di Delphi Club Italia che ci sono delle, come dire, cioè delle domande a cui il problema della risposta non è che riesca a dare risposta, ma è dove hai trovato le informazioni e dove le hai catalogate, perché dà delle spiegazioni su alcune cose di Delphi che neanche nella documentazione Delphi sono riuscito a trovare, e che è, e dove le hanno fatte, come dire, come le hanno sottoposte a questa intelligenza artificiale, perché io quelle informazioni spiegate così bene, ok, in qualche libro, in qualcosa, però ecco, sarei curioso di approfondire quella parte piuttosto che l'intelligenza in sé, che abbiamo visto quello che è in grado di fare anche su altri prodotti come appunto GitHub Copilot, quindi sappiamo, cioè, il problema del codice è che lo spiega pure e lo spiega anche bene su alcune cose di base, ok, se ne è parlato tanto, ma su alcune cose non riesco a capire dove ha trovato informazioni, perché se io le cerco le trovo tutte slegate, quindi mi lascia molto, mi incuriosisce molto. Vabbè, dicevo, se fatto shout out del canale, se volete vedermi acchiappare fantasmi, una volta volevamo organizzarlo anche qui con gli amici di Pausa Caffè, che mi sembra è un po' che non fanno un po' di streaming, o mi sembra, ma riprenderanno appena ce ne sarà l'occasione, quindi l'anno nuovo mi andrò a informare, anche perché mi manca un po' l'appuntamento, avevo spostato apposta, quindi la mia live dal giovedì per poterli seguire, quindi il problema di streamare qui sopra è che quando streami c'è sempre qualcuno che ti interessa che lo sta facendo nello stesso momento, quindi pertanto ho detto vabbè, scriviamo un po' di codice anche stasera giusto per romperci un po' le scatole. No, in realtà volevo sperimentare un pochino di cose più che altro grafiche, vedere un po' qual è la soluzione migliore per ottenere qualcosa simile a un tabellone che ho visto, di cui mi sono scaricato un filmato, perché ho visto che c'è un canale YouTube della Tombola dove ci sono diversi filmati, in realtà tutti uguali, cioè, o meglio, sono diversi come sfondi, diversi come grafica, come tema, diciamo, c'è qualcosa su Halloween, c'è qualcosa a Natale, e loro praticamente hanno questa schermata con un'estrazione di numeri, con diversi temi, diversi numeri ovviamente, e quindi l'idea sarebbe che tu vai su questo canale, scegli un video e
in base a questo videogiochi, cioè, quindi. Però mi piaceva come era fatto lo stile di questo canale, perché mi sarebbe piaciuto riprodurlo almeno in parte con Defi e con Fire Monkey. Poi per come dire, fare un altro paio di chiacchiere, questa mattina ho scritto, anzi volendovi potrei lasciare anche il link se volete farlo anche voi, e se per caso siete, probabilmente sarete anche più bravi di me. Adesso lo trovo, in realtà questo è quello inglese, no, va subito sull'italiano. Ok, vi lascio il link a questa iniziativa carina che ha fatto Schrödinger Hat, che è un diciamo un gruppo, fanno come dire, un po' hanno un podcast e organizzano anche degli eventi, mi sembra, che sono stati organizzati, ne ho visti più volte con il Mark, quindi pubblicano insomma un po' di cose legate alla programmazione, e hanno fatto questo Wrapped simile a quello di Spotify, dove autenticandosi con GitHub vi fa praticamente un'estrazione delle vostre commit, dei linguaggi con cui avete lavorato, vi dà un po' di statistiche che potete anche condividere graficamente, con cui insomma, vi dà il vostro linguaggio favorito. Quindi io ho pubblicato le mie, dove ovviamente c'era in realtà pochi contributi, 4 commit, quindi una miseria, ma il prossimo anno mi piacerebbe contribuire di più anche a GitHub, a mettere qualche sorgente in più, sia mio ma anche magari collaborando a qualche progetto di terzi, specificatamente su Delphi. E che stavo dicendo? Ah sì, cioè ho collaborato poco, ma il risultato ovviamente che il linguaggio più indirizzato era il Pascal, e quindi su LinkedIn qualcuno, come dire, ha sorriso. Questo link che vedo, che cos'è? Vado a vedere così, controllo. Ah sì, l'ho visto, ho visto oggi un post di come interloquire con... Sì, comunque non servono neanche componenti, ho visto che c'è proprio un API, c'è una key. Ho visto addirittura utilizzarlo con, sì, anche perché poi è fatta la request, cioè c'è leader, c'è il post, c'è la risorsa che è questo completion. La cosa interessante sarebbe, quindi basta usare i componenti REST, quindi magari una serata ci facciamo il nostro client simile a questo del link per colloquiare con ChatGPT, anche se poi mi sembra molto semplice, in realtà il colloquio è molto elementare, il problema è la cosa vera, è quello che esce da questa chat, che continua per quanto mi riguarda, anche se ho letto che non bisogna, come dire, essere così estasiati, continua a lasciarmi un po' stupefatto su quello che riescono a fare, ma comunque c'è chi lo sta usando addirittura su YouTube per trovare dei canali poco discussi di argomenti che si potrebbero trattare, per fare, come dire, aprire canali YouTube nuovi o comunque remunerativi. C'è un po' di confusione, nel senso di mischia attorno a questa chat. Dicevamo, quindi il mio wrap era sul Pascal e qualcuno ha commentato Pascal bei ricordi con lo smile. Adesso non è che sia stato offensivo, però sotto io ho risposto che una delle mie prerogative per l'anno nuovo è innanzitutto cercare di capire perché di fianco al Pascal deve esserci uno smile, e per dire di fianco a un Python, di fianco a un Dart non dovrebbe esserci, nel senso che, cioè, che c'è da ridere, cioè, nel senso, il mio canale YouTube e anche questo canale Twitch, come sapete, poi ogni settimana lo utilizziamo e ci abbiamo fatto in 2 anni di tutto e di più,
E cioè, questo fa sempre parte delle cose che, come dire, mi lasciano un po' basito e su cui mi piacerebbe, appunto, mi spingono a maggior ragione a fare divulgazione, perché sembra sempre che nel momento in cui venga menzionato si parli di Turbo Pascal o si parli di applicazioni sotto DOS, cioè non stiamo utilizzando il vecchio COBOL, ma che poi anche quello ha un sacco di codice scritto, ma oppure proporre di scrivere applicazioni con GV Basic, cioè stiamo parlando di un linguaggio moderno, supportato da ambienti, se non Delphi, anche Free Pascal Compiler, che in certi casi sono, in un caso, un prodotto commerciale, ma con una versione community, che tra l'altro, per chi fosse interessato, voilà, c'è anche un sito dedicato che porta anche la community, e Free Pascal Compiler è addirittura open source, è cross platform. C'è anche lo stesso Lazarus, quindi cioè, io ci vedo molte più potenzialità rispetto a quello che può essere, non so, un Dart, che era famoso solo perché ci si faceva applicazioni JavaScript senza scrivere in JavaScript, ed adesso è tornata la ribalta perché Google, dovendo scegliere un linguaggio da utilizzare per Flutter, ha detto: ma sì, prendiamo Dart, ma non vedo in Dart nessuna caratteristica. Cioè, la domanda che si è scaturita dopo nel commento era: ma quindi sono curioso cosa ci si fa col Pascal. Vabbè, quello che ci fai con C Sharp, Visual Basic.net, con C++, con Java, tutti i linguaggi TypeSafe che ad oggi sono conosciuti e di nuovo continuamente utilizzati, che ovviamente si contrappongono ai linguaggi più dinamici di scripting come Python, JavaScript e così via, quindi TypeScript, eccetera. Quindi io però continuo, cioè, avessi scritto che fosse uscito che il mio linguaggio più indirizzato alla Dart, probabilmente diceva: ah, che strano, come mai Pascal ha suscitato una risata, boh. Dico, comunque, lasciamo che si continui a ridere, intanto noi, voglio dire, sviluppiamo, continuiamo a sviluppare, facciamo finta di niente. Scusate se ogni tanto mi copro, ma ho ancora una tosse latente abbastanza assassina, quindi se non faccio in tempo a volte finirà nel microfono. Ma quindi, a proposito di programmazione Delphi, programmazione Pascal, scriviamo un po' di codice in Pascal, giusto per... Allora, in realtà, per questo gioco della tombola, io quello che ho visto, adesso trovo magari il... La musica forse è ancora un po' altina. Ok, così la riduco un altro po'. O forse dipende un po' anche dal brano, eh? A volte c'è qualche brano più aggressive e altri un pochino meno. Chiudo anche qui. Anche Radiant Shape, è vero che ho installato anche questi. Vado a vedere se riesco a trovare quel filmatino che ho trovato oggi, che mi sembrava abbastanza interessante. Cioè, mi sono scaricato uno di quei filmati YouTube, mi sono fatto un repo di spunti. Vediamo se riesco a farlo Vamos a jugar partire. una partida al bingo. Preparen sus cartones. Ecco, in spagnolo che sentite è il filmato che è partito. Prepara los cartones. Adesso cambio anche videata, così mi sposto qui. Ok, questo è il formato full screen magari gli tronco l'audio, giusto per... Vabbè, questo sito YouTube è questo uno dei filmati che parte così, probabilmente per dire pronti via. C'ha questo bello sfondo, questo bello tabellone. Tra l'altro c'è la mia testa in mezzo alle scatole, adesso la tiro via, che estrae i numeri e li fa vedere gli ultimi anche da questo lato. Quindi sarebbe interessante anche produrre, come dire, uno di questi controlli, sia il tabellone sia queste specie di
palle da neve che mi piacciono molto. Quindi il filmato in realtà va avanti così fino verso la completa estrazione di tutti i numeri, che ho skippato un po'. C'è anche il test, no, il testo, scusate, la voce. Adesso non so se riesco a ripristinare un attimo il volume, forse sì, vediamo. 87. Che dice i numeri che escono, ovviamente in 34 in spagnolo, ma esiste anche l'italiano, quindi sarebbe interessante avere anche qui la versione, un text to speech, magari che ogni numero che esce andiamo a estrarre venga, come dire, ok, poi qui il filmato è finito, quindi venga in qualche modo riprodotto vocalmente, quindi sarebbe interessante, come dire, esatto, anche l'animazione del filmato. No, ma infatti la cosa che su cui io mi sono intrigato è il fatto di avere tutte anche le animazioni, cioè mi piacerebbe esplorare anche la parte legata alle animazioni e quindi costruire un'interfaccia che abbia anche questi effettini. Non dico esattamente come questo, però prendendo spunto da questo e, non lo so, magari coprendo un numero in maniera visibile ma in maniera graduale, fare un'estrazione di un numero con quella rotazione lì mi piace, ad esempio, oppure avere i numeri sotto che eventualmente si spostano di lato e fanno questo scorrimento e quindi uno esce magari e l'altro subentra, quindi tutti questi giochini qui, perché alla fine il gioco della tombola poi è presto detto, cioè abbiamo, a seconda di come lo si voglia fare. Con Schia in realtà mi sarebbe piaciuto, adesso vedo, però l'ideale, la cosa che mi sarebbe piaciuta era, perché con Schia cosa succede? Che dobbiamo scrivere molto codice. Mi sarebbe piaciuto vedere se questi effetti o comunque questo tipo di grafica, che poi potremmo appoggiarci a Schia anche banalmente usando FireMonkey, usando le sue animazioni, ma abilitando Schia semplicemente, però provare a lavorare con gli stili, cioè ad esempio ho la label del numero, prendere la label e costruire uno stile che rappresenti ad esempio un numero del tabellone, quindi avendo questo numero del tabellone gestire in qualche modo la possibilità di accenderlo, di spegnerlo, però sempre in ogni caso con un supporto all'animazione, quindi vedere se i temi di FireMonkey riescono a darci una mano in questo senso, e poteva anche essere utile per vedere, per dare anche una sbirciatina ai temi un po' più da vicino, non facendo un tutorial, però, come dire, rifacendo un po' mente locale su quelle che sono, è una delle, come dire, delle colonne portanti di FireMonkey, cioè la gestione dei temi. Non è solo un ti faccio vedere il pulsantino Windows su Windows e iOS, ma su iOS, ma è anche un prendiamo una label e decidiamo noi che la label con un certo stile debba essere disegnata in un certo modo, che vuol dire un modo completamente personalizzato pur restando e rimanendo una label, cioè avere tutti i nostri aspetti grafici all'interno di quello che è lo style manager, e quindi pian pianino customizzare questi stili magari con un pulsante, testarceli un attimino e vedere di fare, come dire, uno per uno tutti i componenti, perché fondamentalmente sono dei numeri, cioè sono dei numeri messi in un tabellone. Poi vabbè, a parte la grafica in generale, Schia potrebbe tornarci utile perché ho trovato qualche file Lotti, che non è quello che gioca golf, il cartone animato scritto Lotti, che è un file che io ho conosciuto solo quando ho iniziato a vedere Schia, prima non sapevo l'esistenza, mia ignoranza, che è una sorta di SVG con animazioni dentro un file JavaScript. Ne abbiamo parlato più volte quando abbiamo visto più che altro dei demo con Schia, però ne ho trovato qualcuno free dove c'era ad esempio la neve che cade oppure la scritta bingo che rimbalza. Schia ci dà
l'animated image. Scusate, ci dà l'animated image per fare. Buonasera Vision, ben arrivato. Ci dà l'animated image, così possiamo fare, come dire, l'animazione della scritta bingo, perché ho trovato anche una cosa del genere, oppure la neve che cade, insomma, un po' di diciamolo pure di cazzatine di questo tipo. Quindi ovviamente l'idea era appunto partire da un prototipo e pian pianino imbastire il tutto, anche perché guardando in giro molti tutorial sulla logica del bingo non è che sia poi così complicata, cioè per fare un programma che ti fa un'estrazione, non le cartelle ma l'estrazione del bingo. Ciao, ben arrivata anche a Silvietta. Basta avere un ciclo dove o produci tutti i 90 numeri, li metti in un set, pian pianino li tiri fuori finché non sono finiti, in modo che sai quelli che hai estratto, adesso lì ognuno la implementa un po' come vuole, oppure si inseriscono in un set e se c'è un'estrazione si tira fuori un numero a caso e si ripete finché non è in quel set, in modo da non averli duplicati. E tutti quelli usciti sono da rappresentare, quindi banalmente cioè la logica di per sé di estrazione non è complicata dal momento in cui uno inizia in qualche modo a lavorarci, è più una questione di visualizzazione, e quindi diciamo che rispetto alla cosa che guardavamo la settimana scorsa, questo dovrebbe essere un pochino più interattivo e meno codice. E infatti io mi concentrerei prima sull'aspetto visuale, sul test di qualche effetto e sul vedere come lo si può in un certo senso applicare. Infatti io partirei da fare un'applicazione multi-device, come sempre, perché poi questo sarebbe interessante ficcarlo su un tablet o su un... Non ho ancora provato a installare qualche applicazione su una chiavetta tipo quella di Apple, di Amazon, quindi una Fire TV qualcosa, perché comunque sono tutti ricavati da Android, quindi secondo me se io metto una pick up su qualche sito web, lo scarico da lì, abilito l'installazione da sorgenti che non vado a metterlo sul market, secondo me dovrei riuscire a installarla praticamente in qualsiasi sistema, pure in uno di quelli, perché non è che ci sia bisogno di chissà cosa. Dicevamo appunto, io quasi quasi rilancio quel filmato di prima. Ovviamente adesso sentirete un po' di spagnolo, ma anzi no, ancora silenziato, ok, forse lo vedete, perché così mi fermo qui, metto anche in pausa. Potrei anche estrarre un fotogramma, così faccio prima, però come dire, me lo tengo qui perché voglio utilizzarlo come demo, e quindi in realtà non è l'unico che ho. Ho anche questo, che poi è lo stesso sito, che però fa un po' di... In realtà potremmo usare poi stili anche completamente diversi, quindi qui... tra l'altro questo era anche in italiano. Vabbè, ultime palle è veramente una cosa che non si può leggere, ma ecco, questo magari è un po' più sempliciotto. Però non era male anche quello del... E questo è tornato all'inizio. Cosa combina? Vamos a jugar una partita al bingo. Ah ok, no, questo è l'applicazione di preview. Non è male neanche questo. Magari cambierei un attimo lo stile e vedrei come realizzare un effetto simile, perché la palla non è male, però insomma... Magari con un minimo di gradualità, quindi tanto poi alla fine quello che conta è il concetto. Allora mi salvo intanto questo progetto, che lo chiamo Bingo Forms Main. Ok, questo è il mio bingo. Ok,
caption ci scriviamo se è Ginko, Ginko Below. Bigno, bingo, ce la faccio a scriverlo come si deve. Questa è la nostra main form. Ok, pasticciamo un po' qui. Allora, giusto per fare un recap di Fire Monkey, noi sappiamo che il buon Fire Monkey ci dà dei controlli, come possono essere ad esempio dei pulsanti, quindi noi li vediamo e li interagiamo con questo aspetto, perché questo ci proviene dallo stile, ovvero Fire Monkey rappresenta la maggior parte dei controlli con una sorta di risorsa che indica di quali elementi è composto un pulsante. Possono essere degli elementi vettoriali oppure anche dei bitmap, come nel caso del button, cioè un bitmap dove vengono tracciati gli angoli, la parte centrale, gli si dice cosa va ripetuto e quindi otteniamo un pulsante, come dire, pixel perfect. Però questo è per dire che ogni componente, ogni controllo ha il suo comportamento, ma anche il suo aspetto, e l'aspetto può essere completamente personalizzato, che è quello poi che fa sì che noi, se qui andiamo a cambiare ad esempio in Android, lo vediamo trasformarsi con lo stile tipico di un Android un po' vetusto come versione di Android, sì, quello è vero, mentre Windows viene fuori in questo modo. Però abbiamo anche altri stili, Windows 8, lo stile di dentro, abbiamo tutti gli stili del Mac, quindi. Però il fatto di poterci customizzare tutto quanto ci dà un vantaggio, ovvero che noi potremmo prendere una label, quindi noi potremmo definire uno stile personalizzato per ciascuno di questi elementi che vada a ricalcare graficamente qualcosa di molto simile a questo, ovvero potremmo fare una label quasi fatta in questo modo. Adesso non so se riesco ad arrivare a quel risultato, ma virtualmente sì, perché in uno stile ci possiamo mettere forme geometriche, possiamo mettere quindi il modo per lavorare con gli stili. Infatti abbiamo l'edit del default style. Non ho lanciato il programmino. Ah sì, ma non lo vedevo. Non esce più dalla modalità. Aiuto, è rimasto bloccato così. Bah, un po' strano stasera lo streaming sarà. Dicevo, abbiamo il default style e il custom style, cioè questi controlli vengono disegnati usando lo stile di default. Se noi creiamo i nostri stili, possiamo sostituire quelli di default o crearne di specifici. Ad esempio, poi lo stile è una risorsa che noi andiamo a salvare assieme a eventuali altri elementi che mettiamo nell'interfaccia, quindi bisogna stare attenti perché finiscono tutti come risorsa all'interno del programma. Quindi io proverei a fare la label del numero sul tabellone. A parte che qui il tabellone, ok, ha il suo sfondo scuro, quindi io andrei a creare qualcosa di scuro dove inserirlo con questo blu scuro. Insomma, magari faccio così, mi creo, come dire, qualche riferimento cromatico, giusto per, a parte che questo potremmo farlo anche direttamente nello style manager, ma quindi mettiamo la label nel nostro rettangolo. Con Fire Monkey ci possiamo mettere una label in un rettangolo in una label in un pulsante. Possiamo comporre l'interfaccia come vogliamo, praticamente come l'Oxamol e il WPF di Microsoft, ma è molto più semplice e immediato rispetto a l'Oxamol che fa venire il mal di testa. Quindi abbiamo questa label. Allora prendo un attimo questo riquadro e gli do come riempimento un pennello, un colore blu simile a quello
del sito magari, e qui sotto c'è la mia label che adesso è nera come testo e quindi non si vede molto, ma gli andrei a realizzare un custom style, cioè il default style della label la lascio com'è, vado a fare uno stile. Quindi dietro le quinte, in realtà nella nostra formula, adesso non abbiamo visto, ma ha aggiunto il componente style manager, cioè ha aggiunto quel componente che associa alle varie piattaforme degli stili che possiamo definire in modo che per ogni piattaforma, Windows, Mac, la nostra label venga visualizzata in modo diverso. C'è da dire che io non so se posso usare anche proprio direttamente il default, in un certo senso, se posso fare un cut da qui. Adesso ci provo, perché io, come dire, prescindo in un certo senso dalla piattaforma, sì, quindi vediamo che l'ha rinominato con label 1 style. Quando FireMonkey cerca di far vedere qualcosa a video un pulsante una label, ad esempio di una T-label, di un T-button, cosa fa? Per T-label cerca il label style, per il T-button cerca il button style. Quelli sono i nomi degli stili di default, quindi se noi ridefiniamo qualcosa con quel nome andiamo a cambiare il default dell'aspetto del pulsante della label o del controllo a cui appartiene lo stile. Questo è label 1 style 1, cioè è stato creato custom, vuol dire che ne stiamo creando uno nuovo. Io lo chiamerei, cos'è, la grid, la board, come si chiama la tabella di gioco, board label style. Quindi questo tutto si trasforma per darci la possibilità qui con la structure view di definire lo stile della nostra label. Quindi quello che ha fatto Delphi è creare un default, cioè una copia del default. Il default, cioè la label, perché è una label di testo? Perché ci fa vedere un elemento, nel suo stile ha un elemento testo, che è la primitiva, che viene mostrato allineato al centro del controllo label. Se noi andassimo a vedere il pulsante troveremmo che c'è un riquadro, se vettoriale, oppure in certi casi un button style object, se non ricordo male il nome. Cioè sono tutti componenti che vanno a definire una modalità di disegno di quello che poi costituisce la mia label a tutti gli effetti. Quindi noi su questa cosa possiamo cambiare più o meno tutto. Cioè cosa potremmo dire? Ok, abbiamo la parte text, quindi lo stile è una risorsa, il board label style ha un text di default, però abbiamo visto che sul tabellone, torno qui, normalmente è bianco ed è anche molto più grande, quindi inizio a fargli un po' di lifting, cioè inizio a dirgli ok, mettiamolo bold, so che siamo i cinepanettoni, in massimo bold lo mettiamo, ok. Dopo questa potete scollegarvi dal colore, abbiamo un white, abbiamo snow. Beh, snow direi che ci calza pennello. Quindi noi stiamo cambiando lo stile di una label, però delle label con board label style, quindi non andiamo a toccare lo stile di default, anche perché penso ne avremo diverse come scusate, come board label style. Poi vedo che qui avrà anche una palla, una specie di palla. Io la palla gliela creo direttamente o con un circle o un... abbiamo pure i radian shape, che è una libreria di componenti. Abbiamo un radian circle, potremmo fare un radiant, come dire, giallastro, ma vabbè, non c'è bisogno di... creiamo un cerchio. Ok, circle one style, quindi questo è il cerchio dove dovremmo diciamo andare a mettere all'interno il testo. Lo voglio sempre lo voglio vedere, beh no, potremmo anche metterlo dentro il cerchio, comunque
mi fa, mi è sufficiente che sia davanti. L'unica cosa è che dobbiamo dare a questa label magari una dimensione predefinita, un po' grandicella, non lo so, partiamo da forse 120, sono un po' tanti. Il cerchio non l'abbiamo posizionato, ma dovrò stare sul client, cioè allargarsi per la dimensione della label. Quindi stiamo facendo una label che in realtà non verrà mostrata come una label, cioè sarà una label dove il testo finirà qui dentro in text, ma il suo aspetto sarà dato da un tondino con all'interno un testo. Tra l'altro, l'elemento text generalmente come orientamento al centro, mentre la label penso che lo vada, ha la proprietà a sinistra, quindi lo andrà a riposizionare. Secondo me dovremo metterla, in ogni caso forzarla al centro, però vabbè, quello sarà un elemento che faremo creando a runtime le varie, come dire, le varie label che compongono il nostro tabellone, che adesso vedremo poi come fare. Tanto partiamo da uno di questi elementi. Quindi qui c'è il text, si vede poco perché io vorrei avere quindi come due versioni, la parte bianca, ok, la vedrò perché su sfondo scuro, che è questo, io andrei a rendere trasparente il cerchio, quindi dargli un'opacità che non è visibile, e renderlo visibile in bianco con sfondo e il testo rosso in un secondo momento. Oddio, sono tante cose, quindi allora intanto diamo un nome a questo elemento, perché tutti questi elementi di stile sono risorse del componente che noi possiamo andare a come dire, a programmare. Quindi questo lo chiamiamo ad esempio ball, perché è la palla, diventerà bianca, quindi deve avere un fill di colore bianco. Quando sarà bianco, il testo dovrà essere invece di colore rosso, quindi qualcosa del genere. Ok, effettivamente non è molto grande. Adesso mettiamogli un, faccio un 80x80. Il testo dove è posizionato? È già al centro, ok, al client, quindi ok, intanto iniziamo da qui. Torniamo, ok, questo sul chiaro, questo sul trasparente, perfetto. Quindi se chiudiamo qui, gli diciamo di applicare gli style, ok, vedete che ha aggiunto il componente Stylebook con le varie piattaforme. Se vado su questa label, che si vede poco perché è ancora nera, e vado a mettere lo style lookup, non a questo che è il nome che ha dato di default. Allora, questo è il default, se non c'è style lookup cercherà un label style, che è questo nero allineato a sinistra che si vede poco, ma dovrebbe elencarmi anche il nostro, non mi ricordo come l'ho chiamato, mannaggia, adesso torno qui dentro, board label style, ok, questo è il nome che gli ho dato. Quindi vado sulla label e gli dico di cercare board label style. Non è cambiato molto, forse perché siamo nello style, abbiamo lo style di Windows, style name dovrebbe prendere il default teoricamente. Se io non gli dico nulla, mi aspetto che, ok, adesso ce l'abbiamo,
Diciamo che l'aveva già preso, l'unica cosa, non aveva ancora ridisegnato l'interfaccia. Ecco, questo dell'allineamento è un po' un problema della label, perché la label che lo va a riscrivere, che stia fuori centro, ma poco male. Ecco, qui metteremo come valore un 1, dovrà essere ok. Quindi questo è un numero, ne metto un'altra di fianco, quindi abbiamo, queste sono due label a tutti gli effetti, eh? Questa dove è finita? Scusate, label 2. Provo a riaprire un attimo questo form, perché ok, qui gli scrivo un 2, così la distinguiamo. Quindi sono le label cambiate con lo stile. Ok, per ottenere qualcosa di simile a questo. Diciamo che al momento è tutto fuorché simile, però ecco, una volta che noi abbiamo fatto questo step, possiamo sempre ovviamente andare a customizzare quello che ci interessa, e di fatto al ritorno della nostra interfaccia dovremmo sempre tornare a trovare tutto aggiornato, quindi magari cambiando il font, magari cambiando altri elementi. Yes, ok, che si è già ingigantito, quindi. E continuano ad essere delle label, quindi noi abbiamo detto la label si visualizza così, abbiamo usato lo stile per questo tipo di operazione. E fin qui, come disse, non mi ricordo chi, ma era uno che la sapeva lunga, siamo quasi a posto. L'unica cosa che vorrei dare a questa label, in realtà noi stavo pensando, potremmo agire in due modi. Anzi no, perché cioè, quello che vorrei fare è la versione della label non selezionata, quindi quella col colore bianco. Ok, che cambia colore mentre la palla viene selezionata. Come potrei stimolare questa cosa? In realtà possiamo farlo perché nello stile abbiamo la possibilità di aggiungere anche degli effetti e delle animazioni. Ovvero, una delle cose che vorrei fare è questa boccia e cambiargli l'opacità. Quindi qui dalle animazioni potrei usare una float animation. Ok. E questa chiamarla opacity. Bene. Perfetto, che parte da 0, ovvero non visibile, e finisce a 1, cioè full visible. Di quale proprietà? Della mia ball. Proprietà opacity, quindi animazione abilitata, cioè voglio far sì che quando io vado a trasformare quel numero in selezionato, la selezione non avvenga in maniera brutale, ok, ma con un'animazione che pian pianino mi vada ad accendere la label in qualche modo. Potremmo mettere un secondo, così la riconosciamo. Lineare, lascio lineare. Abbiamo il trigger. Allora, sul trigger ci sono delle checked a true, checked a false, visible a true, selected a true. Questo è molto interessante. Vediamo un attimo la guida. Sarei intenzionato a prendere il visible per dirgli che nel momento in cui io gli dico di essere, aiuto, hai aperto, mi ha aperto la guida su due schermi.
Nel momento in cui io gli dico di diventare visibile, ok, lui non diventa visibile subito, ma lancia animazioni, quindi diventa visibile, però con l'opacità la palla dovrebbe apparire con un po' di ritardo. State of the andiamo anche effects is visible checked, ok, riguarda però solo alcuni. Ah cavolo, forse c'era più comodo utilizzare una checkbox, poteva essere più comodo, perché nel caso di checked avremmo potuto lavorare su questo elemento. Ok, va bene, ma comunque non lo so, potremmo anche provarci, quindi expressed, perché altrimenti le altre cose ce le abbiamo solo c'è lo switch, ce l'abbiamo, la label non ha uno di questi stati, quindi mentre in questo caso la nostra, come dire, la nostra label potrebbe averne bisogno. È partita una musica tutta facciamo una prova veloce, tanto, come dire, questo è ok, no? Seleziono di nuovo il rettangolo, metto un checkbox all'interno, non capisco come mai la structure view ha dei problemi ad aggiornarsi, ma lo scoprirò. Edit custom style, vediamo cosa combina, ovvero abbiamo un layout dove dentro c'è il testo e il background, è un check style object. Ah, ok, che ha degli ok, bitmap link, focused link. Forse questo ci diventa un po' ostico da gestire a tutti gli effetti. Checked, perché questo ragiona appunto su, esatto, questa è un bitmap style, quindi è uno stile che seleziona diverse grafiche, come vediamo qui, con diverse scale per proporre una visuale bitmap, quindi un'immagine diversa, e non è vettoriale come in realtà potrebbe servire a noi. Però checked active trigger, magari potremmo gestirla in modo diverso, oppure utilizzare anche due stili in qualche modo. Vabbè, che abbiamo il text, gli cambiamo noi il colore, magari alla fine del... Quello che non credo di poter fare a tutti gli effetti è aggiungere codice qui sull'animazione, non ne sono sicuro in realtà, però esatto, non perché non è una risorsa da caricare dinamicamente, quindi tutto ciò che funziona deve funzionare. Quindi qui mettiamo visible è true, visible è false. Qui che diavolo mettiamo? Che vorrei poter cambiare
il colore del testo, ma non penso di poterlo fare. Non penso di poterlo fare direttamente da qui. Perché qui quello che possiamo fare, tanto vediamo se il ragionamento è corretto, perché chiaramente, allora facciamo un bel pattern e scriviamo find style resource, abbiamo detto che si chiama ball e che è un no. Anzi. Facciamo così. Vorrei capire se la manca, se l'animazione in questo caso funziona regolarmente oppure no. Funziona solo in un senso, probabilmente perché manca un reverse, però in realtà io potrei anche accontentarmi di questo. Pare che col rosso si vede benissimo anche sotto, quindi potrei anche lasciarlo così. Potrei anche accontentarmi di questa visualizzazione. Potrei anche. Sparisce molto velocemente. Vediamo se riusciamo. In realtà è un po' superfluo l'animazione reverse, ma auto reverse no, ma reverse sì. Però questa la fa sempre così rovesciata, però inverse me la fa sempre rovesciata, devo fare auto reverse in modo da dirgli che quando arriva in fondo deve essere, come dire, invertita. Facendo il contrario in realtà. Perché inizialmente è visibile, ok. Quindi o io gli dico di non farsi vedere la mia ball. Ok, così partiamo dal suo yes. Partiamo dal suo stato naturale di questo stile, perché altrimenti ce l'abbiamo, abbiamo. Se il numero lo metti dello stesso colore dello sfondo, sei a posto. No, ma il numero voglio visibile. In realtà, il numero va bene che sia così. Trigger inverse è già a posto, quindi non vedo perché. Non vedo perché non lo fa. Però forse. Fermati, che non ho salvato. Zacchete.
Vabbè, in realtà questo non è. Far front corner, assolutamente no. Non vedo perché la inverse non funziona, però me ne farò una ragione. Start from current. Ci lavorerò sotto, ma direi che va bene così. Lo puoi aggiungere un effetto anche al testo? Sì, la risposta è sì, ma nel senso che l'effetto al testo è un'animazione separata. Io volevo, cioè, cosa succede? Che qui io da codice vado a cambiare la visibilità di questo elemento come parte della risorsa della mia label, cioè la mia label quando acquisisce questo stile viene composta da questi elementi e quello che vado a fare è accendere e spegnere questa ball. Essendo che sulla ball c'è un'animazione legata come trigger al visible a true, ok. Cosa succede? Che nel momento in cui io cambio la proprietà visible e quindi rendo visibile la ball, parte l'animazione che regola l'opacità da 0 fino a 1. Quindi appena la ball diventa visibile tu la vedresti, ma non la vedi perché è trasparente da 0 e nella durata di un secondo viene resa visibile. Ok. Sul testo, cioè, il problema qual è? Che dovrei triggerare due animazioni separatamente, questo è il discorso. E sul testo, come eventi, cioè, devo avere uno di questi eventi, non posso usare Visible perché il testo lo voglio sempre vedere. E alcuni degli altri, come dire, eventi di default, mouseover, focused, drag over, checked, vengono generati solo per alcuni componenti. Ad esempio, checked lo potrei usare se quello che sto stilizzando non è una label ma una checkbox. Cioè, il componente checkbox porta dentro questi eventi, checked, true, false. Se tu gli agganci delle animazioni, ecco che nel tuo stile puoi agganciare delle animazioni a degli elementi grafici che rispondono al cambio di stato tra spuntato e non spuntato. Quindi, ad esempio, potresti mettere al posto della spunta una X che magari fa una path animation, cioè che fa, non so, la. Non si vede perché la spunta animata e poi viene via quando la togli. Cioè, il problema è che, essendo questa poi di base una label, al netto del visible e del click, che potrebbe anche essere, o del, ma non ho nient'altro, quindi qui ho tutti quelli selezionabili. Non ho un trigger da utilizzare su questa animazione, salvo il fatto di dire vado nell'animazione, cioè posso andare sull'animazione e dirgli ok, fai una color animation da non so, da bianco a rosso o qualcosa del genere. Però dovrei scatenarla io. Può anche essere un'implementazione, non è che come io in questo caso vado sulla risorsa ball e faccio un trigger della sua visibilità, potrei anche andare, diciamo che sì, non è che mi esalti troppo questo tipo di, se riuscivo a incorporare tutto in uno stile o avevo un vertex start value, no, ma d'accordo, ci può fare tutto. Quello che cercavo di fare è cercare il più possibile di eliminare la necessità di fare quello che ho fatto, cioè andare al codice e dirgli visibile, non visibile. Cioè, se avessi una checkbox,
dove cliccando cambio lo stato, che non reagisca però al click, ma con un checked riesco a alternare i due stati, sarei, come dire, contento da quel punto di vista, perché avrei le due cose. In realtà potrei quasi provarci a farlo. Faccio un custom style della checkbox, mettiamo, trasferiamo un po' tutto quello che riesco a fare, una copia qui dentro, no, me l'ha proprio trascinata brutale. Ok, qui c'è un layout che serve per mettere giù il componente che è il back, ed è più che altro il background che se ne sta lì. Il background è all'interno e fa il disegnino, in realtà ha dei link per far vedere un bitmap. Sono curioso, provo a fare una cosa, provo a fare questa cosa qui, metterci un cerchio, quindi mettere la mia checkbox style. Elimino tutto il resto e lascio solo questo. Quindi questa è la mia checkbox, questo è il mio cerchio che allineo al client, quindi mettiamo di fare una checkbox che sia 80 come la nostra label, 80, anzi facciamo 120 che la vediamo bene. Ho il cerchio, color animation facciamo ok, durata un secondo che parte da, è un demo, diciamo, questa è serata di esplorazione degli stili di FireMonkey, che va da rosso a verde. Mamma, che verde che c'è, forse però è quasi meglio del rosso a verde. Ok, ecco, trigger check da true, questo dovrei poterlo utilizzare. Start from current, no. Auto reverse, no. Enabled, sì. E poi ci metto un'altra color animation che faccia l'opposto, ovvero che passi da green a red quando checked diventa false, abilitato, property name, trigger inverse, start from current, ci mancava il nome della proprietà che è il fill color, quindi fill color. Ok, questo è un po' troppo veloce, adesso gli metto un secondo pure lei, quindi non so se riesco a simulare gli eventi di checked true false da qui. Però allora questo lo chiamiamo semaphore style o traffic light LED style, yeah. Questi li lascio un attimo così come nome, yes, salvo, prendo questa bella checkbox e gli dico che lei è di tipo LED style. Bisogna sempre dargli, ho sbagliato la proprietà, c'è LED style, ottimo, che la vedo rossa, 120 per 120, is checked true false, vediamo
Vediamo a runtime come si comporta. È anche vero che come gli cambia lo stato, perché gli ho tolto, no, non gli ho tolto niente, perché andiamo a vedere gli stili. Forse c'è addirittura il modo di dirgli che sugli eventi ci manca un pezzo, ci manca il collante. Vabbè, in realtà a me non interessa che risponda a un click diretto o qualcosa del genere, proprio assolutamente, quindi prendiamo il button e mettiamo, cioè, box 1 is checked, checkbox 1 is checked. Cioè, a me sarebbe sufficiente che invertendo queste due proprietà ci sia quantomeno l'effetto, ma non mi sembra funzionare. Non mi sembra funzionare. Why? Il test è true, ma non mi interessa perché tanto non ci devo cliccare. Queste sono attive, sì. Is checked a true, is checked a false. Ah, saltato un commento. Animation, no, animation type dovrebbe essere la, ah no, interpolation la funzione. Allora forse hai ragione, per la parte della label di prima probabilmente è questa che dice. Poi lo vado, non avevo visto il messaggio, chiedo scusa. Quindi in ogni caso devo metterci comunque quel checkbox. Ok, allora questo diventa il mio contenitore. Mi pare di capire. Active trigger. Forse è questo che manca, perché l'evento non viene veicolato. Sembra che non cambi proprio nulla. Leggiamo la documentazione. Check style object è lui, no?
ma qui vuole sempre linkarsi a un bitmap. Non ho capito come si... Allora, questo fill lo ha senz'altro recuperato da qui, perché se io non mi pare di averglielo dato io. C'è qualcosa che non mi sconfinfera e non capisco qual è e che cos'è. Allora, facciamo che torniamo questa cosa. Testiamo uno stato alla volta, così vediamo se mi pare che esegua le animazioni, ma vediamo una cosa. Allora, carichiamo dallo stylebook utenti pubblica Embarcadero Studio Styles. Questo ad esempio so che contiene molti elementi, ok, compresa la checkbox, con un glow effect, focus è da true. Check mark, color animation, check the true, check the false. Ok. Infatti vedo che qui non mi sembra che vada messo un rettangolo, ha messo l'effetto glow. Un altro rettangolo, l'animazione di un colore sul mouse over, true e false, più sulla spunta, questo è un path che fa la spunta
E qui is check the true, is check the false. Lo mette con un decimo di secondo, lo toglie con una frazione. Praticamente va a eliminare il colore in make non si dica. Quindi appunto non c'è bisogno di nulla. E questa è la checkbox style. Perché quindi a me devi rompere le scatole? L'unica cosa che non vedo è quell'enabled che rimane però false. Vuoi che sia questo il problema? Che ho messo a true l'enable sulle animazioni? Andiamo a vedere se macchie. Però perché mi continui a apparire? Mi arrendo, devo bottone precedente il codice era diverso, sì, cioè qui sulla checkbox io vorrei alterare lo stato della checkbox, vediamo se ci passa, perché sono convinto che sia una stupidata. Quindi al momento è false e adesso è true. Adesso è di nuovo true. No, è false, scusate, ok. Perfetto.
Quindi il valore commuta, quello che io voglio fare è legare questa checkbox a questo style. Questo style simpaticone qui a questo LED style, che come è fatto? È un layout che contiene un cerchio con due animazioni. Vabbè, ho cambiato la proprietà stroke e fill, ma poco cambia. Fill color, ok, che dovrebbero passare da rosso a verde, da verde a rosso, nelle fasi in cui check the true e come trigger check the false, nella durata di 2 secondi, con interpolazione lineare, bla bla bla. Quindi dovrei fare sì che, cambiando lo stato di checked, sembra che non avvii la transazione. Esatto, cioè noi non vediamo l'animazione. Ora non vorrei, forse, quindi ho creato un altro style book dove sono andato a importare, adesso me li ha eliminati ma lo reimporto, un tema già pronto fatto da Embarcadero, che è questo qui, che ha questo background. Spero di non doverlo chiamare a tutti gli effetti background, ma non dovrebbe avere questa necessità, o di non dover mettere per forza un layout, che potrebbe anche essere, cioè qui invece cosa viene fatto? Ad esempio qui c'è una spunta disegnata graficamente, questo checkmark che è un path. Volendo forse si riesce a vedere path data, è una bella X, questa bella X che vediamo qui di fianco, ok, che viene disegnata all'interno del controllo come path, e vedete che ha, quindi questo è un path normalissimo, checkmark, stretch, anche questa ha due animazioni che passano color animation, tra l'altro con una durata molto più breve, anche queste che cambiano il colore di riempimento da null trasparente a nero e da nero a trasparente, cioè lo fanno comparire e scomparire, anche loro legate allo stesso trigger, e non ci sono altre proprietà impostate, quindi il delay è 0, cambia il tempo, la proprietà è la fill color, sono legate a true e false come valore, sono applicate un checkmark, quindi non sono in grado di capire, qui c'è un mouse over, ok, perché questo finisce poi all'interno di uno sfondo, cercando di capire se per caso i nomi sono importanti, perché potrebbe anche esserci questo tipo di effetto, a meno che non si debba chiamare checkmark, che è un'eventualità. Prendiamo un altro elemento che può essere, ad esempio il menu item può essere spuntato o no, al submark, checkmark, submark, magari dobbiamo dargli lo stesso nome, mi viene questo dubbio. Il background di solito è dove viene raffigurata la checkbox, proviamo a dargli lo stesso nome, cioè dirgli che questo non è LED come checkmark, perché siccome la gestione degli stili è tutta basata sui nomi, non vorrei che quel checked venisse triggerato in realtà manualmente, cioè il componente porta dentro l'evento ma utilizza il nome. Che poi in realtà, adesso che ci penso,
andiamo qui dentro, set is checked, andiamo a vedere start trigger animation self is checked, che adesso poi dimenticavo, abbiamo il sorgente presentation proxy start trigger animation send message info instance trigger. Mi sa che non ci dà molte indicazioni, o meglio, da qualche parte, forse qui. C'è l'indicazione if is checked start trigger animation apply style qui ci sono tutti i trigger. Test change, root change, do enter. Un'altra prova che potremmo fare. Penso che il second non editi il check del contenitore. Usando mouse over sul circle funzioni. In effetti hai avuto una buona idea, cioè buonissima, nel senso che proviamo a cambiare, come dire, proviamo a cambiare l'evento in sé e vedere se questo ci produce qualche cambiamento di qualche tipo. Vabbè, design time forse no. Ok, sul mouse over funziona, quindi perché entrando fa questo effetto, diventa rosso. Se ci sto sopra diventa verde, quindi è il checked che non entra. Non entra, ma negli altri entra. Perché entra? Forse. Però questo entra. Intendiamoci, voglio capire. In questo hairstyle, nel checkbox style, c'è un layout, c'è un background. C'è il glow effect che è is focused, ok. C'è la color animation, quindi qualcosa che cambia il background, che è quel riquadrino che vediamo qui. È lo sfondo della spunta, ok. Quindi mouse over e mouse. Style name checkmark. A questo i test è a false, controlleremo questo. C'è anche questo locked che non so se è attinente a qualcosa di, cioè qui funziona il giochino, quindi cioè ah, questo è il lock design time, ok. Quindi torniamo qui.
Quindi quello va. L'unica cosa che posso provare a fare è mettere questo locked. Facciamo una modifica alla volta così riusciamo anche a capire la lezione. Diciamo, provare a metterci un layout. Provare a mettere questo qui dentro. Funziona sul check per checked. Ah, quindi hai provato? Cioè, a te funziona? Sono basito. Mi berrò un goccio d'acqua per riprendermi. Non pensavo fosse così intricato. Altra prova. Che vado a fare. È questa. Il circle non ha checked. Ah, vuoi dire? Ma neanche il path in teoria. Cioè, qui siamo sul path. Check mark. Neanche qui mi sembra di vedere un checked. Qui c'è un rettangolo, quindi comunque un'altra forma e non ha il checked. Cioè, se qui venisse usato un altro componente, ho sbagliato il nome. Allora, check default style, chiamiamolo. Ok. Salvare, sì.
Adesso qui vado a cambiare, ci metto check default style. Se lancio questa roba qui, si vede che ci compare sul focus, compare la roba e cliccando mi fa questa roba qui. Se uso il button 2, vedete che compare la X e poi scompare, forse non si vede, però qui la X c'è. Se riclicco, la X è scomparuta. Quindi questa cosa si può fare. Vediamo cosa c'è qui dentro. C'è un layout e il layout ce l'ho. Style name e background, layout, voglio renderli uguali. Il test è a false, questo sta left, il mio vabbè copre un po' tutto. Vediamo se ci sono altre differenze sostanziali. All'interno c'è un background che è un rettangolo. Il checkmark dovrebbe essere di tipo check in quello che funziona. È un path qui, cioè è una figura come lo shape, come allora, i nomi li ho equiparati. Sarà senz'altro pensate quanto ci fa sudare questo, a meno che altra differenza che vedo qui nel nome delle animazioni, color animation, ma non penso che faccia testo anche questo, se non altro perché è una color animation, perché ho deciso di usare il colore, ma a parte le durate e il valore dei colori, anzi lì non c'è neanche il nome dello stile, proprio questo step lo faccio dopo.
Proviamo questa. Questo lo chiamiamo background. E il checkmark lo mettiamo nel background esattamente come è qui. Molto curioso, molto curioso. Esatto, Valerio, è la stessa differenza che vedo anch'io, però dovrebbe funzionare con qualsiasi figura, cioè qui viene usato questo che è un fill e cambiato il colore a questo, mentre qui c'è il fill di un cerchio, però non dovrebbe, la proprietà fill del path è dello stesso tipo. L'animazione assegnata non mi aspetto che sia, come dire, così diversa. Cioè, siamo d'accordo che non sia uguale, però. Allora, vediamo un po' di differenze qui. Allora, intanto lo style name in uno è left, nell'altro ha un nome, non dovrebbe dar da fare, ma siamo d'accordo che lo togliamo. Elimino anche questo giusto per non creare confusione, quindi togliamo anche questo. Poi abbiamo un rettangolo, align center, che può andare bene anche nel mio caso, che si chiama background. Ho messo anch'io un align center, quindi questa roba non viene più salvata. Beh, in realtà questa sì. Stroke color, c'è un glow effect. C'è un rettangolo. Che non ho idea cosa serva. Un rettangolo all'interno del rettangolo. Ah, giusto, sì, ok.
Send name, checkmark. C'è un path, perfetto. L'unica cosa che vedo non essere presente un locked. True. I test false. Stroke kind, vabbè, questo è il tratto, ma non dovrebbe. E le due duration, property name, start value, stop value, triggers, check the true, triggers, check false. E poi c'è il testo. Cioè io non vedo la color animation sulla checkbox e sul mouse over, no? Cioè sì, c'è una color animation quando vai sul riquadrino perché si illumina. Però non è l'animazione, quello se è un livello più alto. A livello più basso c'è il checkmark. Quella sul mouse over ti fa vedere che si illumina il quadratino quando ci vai sopra. Ci sono due animazioni, una per il focus che viene messo e viene tolto, una sul mouse over per fare illuminare il quadratino, e poi sul checked true false ci sono le animazioni del checkmark che mettono e tolgono la spunta cambiando il colore da trasparente a nero e viceversa con l'animazione. Ci sono delle animazioni in più, ma io non vorrei, come dire, gestirle, perché se non ho bisogno non dovrei aver bisogno di gestire tutte queste animazioni, mi viene da dire. Cioè, se non voglio fare nulla nel caso in cui l'utente avvicini il mouse o nei momenti in cui c'è il focus, devo poterlo fare questa cosa, mi viene da dire. Cioè, eppure diciamo che come test potremmo fare anche questo: prendere checkbox style, fare una copy, io lo incollo qui, ok, e così ce l'ho, e questo sappiamo che funziona. Vado qui, tolgo il mio style e questo è il checkbox style. Controlliamo che funzioni. E cioè, quando vado sopra c'è questo effetto glow e così funziona. Ok, adesso modifico direttamente questo. Supponiamo di non aver bisogno del glow effect, delle color animation che tra l'altro scambiano due colori talmente vicini che neanche ce ne accorgiamo. Faccio questa roba qui e le elimino e lascio solo il check mark. Se non va più nulla, vuol dire che i componenti che noi abbiamo rimosso sono fondamentali. No, il check continua ad andare, quindi provo un'operazione in più, elimino il text. Esposto sposto di animation sul background.
Ed è comunque un effetto. Adesso il feel si sta applicando al background, quindi la sua funziona benissimo. Per Camia deve funzionare. Che differenza c'è tra la sua e la mia? Farò una cosa ancora più pazza. Tanto ormai manca nulla, perché sono praticamente simili. Trasferisco le mie animazioni. Trasferisco i miei colori e animazioni sulle sue e ci riprovo. Ok, diventa verde. Allora, provo con questo e diventa rosso. Così diventa verde, quindi sta cambiando. Oh, spero, Valerio, che non sia quello che tu hai scritto, perché mi suicido, cioè, nel senso. Io voglio sperare che ci sia qualcosa di più. A parte che adesso sono rettangoli entrambi. Ah no, giusto, questo è però un cerchio, ok. Però gli sto animando direttamente lo sfondo. Ok, aggiungiamo un cerchio. Proviamo ad aggiungere. E a portare le animazioni qui sotto. O il cerchio non funziona, o il cerchio ha bisogno di qualcosa di più. Adesso non funziona più. Si direbbe che non funziona più. Se invece metto un rettangolo all'interno e faccio questa roba qui, elimino il cerchio e il rettangolo lo chiamo checkmark,
ha smesso di funzionare. Quindi ha smesso di funzionare in entrambi i casi, rettangolo o cerchio. Allora forse manca qualcosa nel fill. Beh no, perché qui c'è l'esempio delle animazioni. Infatti adesso le vado a rispostare. Volevo analizzare la differenza tra questi due. Per capire se c'era una differenza ulteriore. Ma si direbbe di no. Quindi questo lo lascio, lo nascondo. Vado fuori di testa. Ok, comunque su questo funzionano. Però vedo qui, ad esempio, qui c'è un fill color già segnato. Vabbè, questo l'ho messo adesso, quindi... Esatto. No, mi risultasse chiaro la dinamica, sarei... però non... Diciamo che intanto l'effetto siamo riusciti a riprodurlo, pare che al di sotto di, di una certa soglia, quindi non vorrei che questo dovesse rimanere, però non è... Non è così a tutti gli effetti, perché cosa succede? Che allora questo è il test false, non vorrei che fosse questa la problematica, ovvero che dal let style a false, cioè che questo it test catturasse in qualche modo un evento e ne stoppasse la propagazione, perché ad esempio questo era true, non funzionava, fin qui è false e fin qui funziona. Quindi se io provo a reimpostare
il mio LED style, quindi questo funziona al momento correttamente. Mi pare di capire che le forme e il resto non c'entrano nulla. Se torno a LED style, ok, torna, chiudiamo un po' di file. Mi sbaglio sempre, LED style, espansione di proprietà. Torniamo a questa forma qui. Ok, proviamo a fare questa cosa. Abbiamo layout, test false, non cattura gli eventi del mouse. Mettiamo i test false. Non vorrei che quel checked si propagasse dal più esterno all'interno. E a un certo punto, se si spegne o viene catturato in qualche modo prima di arrivare al controllo, tipo questo checkmark, che è quello che ha le due animazioni, quell'evento non venga scatenato. Perché adesso questo l'ho cambiato, lo vado anche a rimuovere, torniamo a vedere magari l'originale. Però ho questo sospetto, che però mi sembra di aver già provato. Allora è lui. Allora è l'it test, che ha questo effetto di bubbling, ovvero nel momento in cui c'è un controllo che ce l'ha true, lo blocca. Perché adesso, cambiando checked, vedete che fa il cambio da verde a rosso, da rosso a verde. Quindi in questo momento sta funzionando anche il mio. Quindi probabilmente dovrà essere impostato in qualche modo al massimo sull'ultimo controllo, questo dove ci sono le animation, per poter funzionare. Anche perché magari io poi voglio che sul click gestire, vabbè, lì c'è lo style object in effetti, quindi forse in questo caso proprio non funziona più. Cioè, o è lo style object che lo cattura e lo propaga, perché questa è l'unica differenza che ho trovato. Quindi la questione è proprio parrebbe essere proprio questa. Se andiamo a vedere come è fatto nell'originale checkbox style, c'è il layout, il test è false, il test è false, il test è false anche qui, in checkmark il test è false, sì, cioè tutti gli elementi degli stili non devono assolutamente avere il test impostato. Perché vedo che proprio è a false ovunque, sia sul path, anche sul text, per la verità. No, probabilmente mi pare di capire che poi questa sia una, allora a questo punto, una sorta di regola generale. Perché guardiamo calendar style, il test è false, il tasto next in questo caso è a true. Però dovrei vedere cosa fa questo calendar style. Combo edit, arrow, test è false, test è false. Cioè qui, parlando più che altro di grafica, ed essendo gli eventi poi gestiti sul componente e scatenati poi con dei messaggi, l'elemento di stile deve stare attento a non mangiarsi eventi che poi non è in grado di gestire. In questo caso mi pare di capire, quindi
Se noi lo lasciamo così, allora funziona. E a questo punto la buona notizia qual è? Che noi potremmo usare al posto della label, potremmo creare delle checkbox con questa, col numero all'interno, il text. Anzi, quasi quasi me lo fo subito. Ovvero, anzi, potrei già assegnarlo. Abbiamo la nostra ball label style, abbiamo la ball. Ecco, questi test è true un po' dappertutto, quindi bisogna stare attenti. Quindi noi abbiamo, cosa abbiamo? Abbiamo questa ball opacity visible. Ok, che in realtà potremmo agganciare, anzi ball opacity, dunque questa cos'è? È checked Allora facciamo così, visibile è sempre visibile la pallozza, ok, e al testo opacity checked va da 0 a 1 quando checked è true, trigger inverse nulla, nel senso che dobbiamo mettere le due animazioni, enable da false durata 2, ok, poi ci aggiungiamo ball opacity unchecked, trigger is checked uguale a false, passa da 1 a 0 in 2 secondi. Qui abbiamo color animation, non lima sul testo, text text, il text non deve avere questo hit test. E qui abbiamo ball color checked, is checked a true, e poi abbiamo la ball color unchecked quando è false, quindi quando è selezionata, no, quando è unchecked è bianca. Quindi dobbiamo impostare non la fill color ma la, mannaggia, non vedo nessuna proprietà perché il text mi sa che non ha delle proprietà, non ha la text color impostabile, non è una label. Dovremmo usare uno style text object forse. Ok, questo ci mettiamo text, gli diamo la stessa, gli diamo, non è text semplice ma è text, come dire, customizzabile, è soltanto il colore glielo dà l'animazione, quindi style lo mettiamo bold, qui gli mettiamo 48, fammelo allineare al client
Fammi togliere, anzi, aspetta, prima di togliere questa roba che dobbiamo spostare le animazioni. Questo text adesso lo vado a togliere. Lascio questo. Text. Center. Style name deve essere text, altrimenti da fuori non penso che riusciamo. Forse ho usato un font un po' grossino. A parte che potrebbe essere che il font... No, il font rimane... Va benissimo, tanto... Allora, speriamo che questo abbia delle proprietà... Ok. Color. Quindi unchecked... passa da questo al bianco, quando è checked passa dal bianco al rosso. Board label style, ok. Vedo che queste sono già cambiate, ma in realtà dovremmo cambiargli il nome, quindi style lookup board label style. Ottimo. Quindi il text diventerà 1, 2, 3 anche qui. Text settings, la checkbox tende a ripristinarlo, ma lo mettiamo così. Quindi elimino le label. Beh, qui posso usare poi un... Allora, questo lo eliminiamo un attimo. Board number style. Oppure potrei usare un number board style, cioè... lo stile del numero sulla griglia. Qui, poverino. Number board style. Selezioniamo e mettiamo qui. Ok, elimino solo questa. Qui gli scrivo un bel 2. Potremmo anche fare una cosa del tipo un click, dirgli board number click t checkbox sender una checkbox, mettiamo is checked, ok, questa non c'è più, anche questa non c'è più. Vediamo se il nostro stile lavora come dovrebbe. Ok, questo è il bianco, è diventato rosso, passa da rosso a bianco, però non diventa... So, qui probabilmente ci sono le animazioni che sono sbagliate.
Andiamo a controllare perché sicuramente le avrò invertite totalmente. Poco male, nel senso che sono già più che... Allora, sul checked, quando checked è true, passi da 0 a 1 nell'opacità della palla, quindi me la fai vedere bianca, ci metti 2 secondi. Perfetto. Quando è unchecked, passi da 1 a 0. In 2 secondi. No, questa dovrebbe essere corretta. White, red. Red, white. Non mi spiego... Check it true, check it false. Dal mio punto di vista dovrebbe essere corretto. Non capisco perché esegue sempre la stessa. Quando il componente dovrebbe in realtà switchare. I due valori sono in... Sì, adesso interrompo anch'io perché sono abbastanza fumato, quindi... È un po' di difficoltà a capire... Dovrebbe essere changed. Ah, vuoi che gli vada a ripristinare il checked? Sai che forse era... Ah, sai che scemo. Se gestisco il click, quando io lo clicco, lui da checked passa a false, ma io lo rimetto a true e gli rimetto sempre lo stesso valore. Ha ragione Valeria, è ragionissima. Ho letto, mentre leggevo, mentre stavo per dire a voce alta il messaggio che ho letto, ho detto giusto, giusto, ok, anche compatibile, cioè il click arriva dopo il change, quindi io di fatto sto invertendo lo stato che viene già invertito, probabilmente allora potrei anche evitare di gestire forse il click. Mi viene da dire, perché probabilmente fa tutto da solo. Adesso ci proviamo, perché comunque veicolando il messaggio, vabbè, lo stato iniziale non è corretto, ma quello è legato a un errore nello stile che dovremmo impostare come all'inizio, quindi... Però quindi lui passa da bianco a vuoto, se ci riclicco... Vabbè, già stai nel click cambiandolo, gli mettevo sempre lo stesso, ma normalmente mi accorgerei perché non cambia nulla, ma siccome fa l'animazione, praticamente fa una commutazione velocissima e esegue comunque l'animazione di ripristino, perché lo stato cambia due volte, ma torna nello stesso e facendo almeno un cambiamento rifà l'animazione, quindi è giustissimo questa cosa. Quindi passiamo da questo stato a questo,
questo. Quindi, seguendo il nostro obiettivo, come dire, originale, in realtà la possibilità di fare questo tipo di lavoro ce l'abbiamo. E secondo me, lavorare così con una label checkbox in un certo senso è meglio, perché abbiamo uno stato in più che, commutando, ci dà l'idea del numero selezionato oppure no. Quindi adesso qui magari, per inibirlo, questo è il famoso it test che, come dire, propaga l'evento. Se io lo vado a spegnere, dovremmo neutralizzare quell'effetto del click. Adesso ci provo, infatti non, come dire, non funziona più in questo caso e possiamo solo agire tramite pulsante. Però ci sta, cioè io voglio che questi stili, per intenderci, funzionino però in una maniera molto semplice, cioè quando faccio isChecked uguale a true, vuol dire ho estratto un numero e nel terzo metto un false o un true false, adesso non so come vengono inizializzati. Il concetto è: ne accendo uno e spengo l'altro, però a livello programmatico, e quindi faranno la loro animazione. Uno sarà idealmente acceso, l'altro sarà idealmente spento, e senza che cliccandoci sopra io abbia la possibilità di farci qualcosa, come dire. Però in questo caso, come dire, quantomeno l'effetto lo vediamo. Così, nel momento in cui esce un numero, noi inizieremo che li avremo tutti spenti, andremo ad accenderli tutti, e pian pianino li illumineremo. Chiaramente qui lo sto illuminando, però dovremo fare gli stili per il numero estratto, che si farà la sua rotazioncina, e quali altri ci sono? Quelli già estratti che si devono spostare, però ecco lì, in realtà lo stile di visualizzazione, no, quelle lì sono animazioni che metteremo fuori. O meglio, da un certo punto di vista potremmo dire che potremmo fare in questo modo: nel momento in cui, se usiamo sempre questo stato della checkbox, andiamo a mettere un numero nel numero estratto, gli diciamo checked, magari gli diamo una commutazione, gli facciamo fare la rotazione, ma quello potremmo farlo anche come comando in sé. La cosa che invece gestiremo all'esterno è quello slide dei numeri già estratti. E poi cosa potrebbe mancare? Vabbè, uno sfondo, un text to speech. Dai, secondo me forse domani sera, risolto questo intoppo, dovremmo riuscire a portarla a casa. Ma però vedete che comunque la quantità di codice che noi abbiamo scritto al momento, a parte che abbiamo tribolato 2 ore e mezza, ma come dire, siamo sempre in. È il bello della diretta, cioè io vedo queste cose, ma non, come dire, a volte le tocco, poi magari non le utilizzo per un po' di tempo e quindi mi dimentico sempre i principi di funzionamento, perché sull'it test ci avevo già picchiato la testa tempo addietro e bisogna stare attenti, perché se si assorbe gli eventi di interesse non vediamo più le animazioni. Però ecco, quello che abbiamo ottenuto è qualcosa di simile a un effetto. Chiaramente dovremo creare a runtime le nostre label, però ecco, applicando già solo lo stile, abbiamo già l'animazione che sappiamo che verrà eseguita in automatico dal framework. Ma sì, dai, io quasi quasi domani sera, visto che c'era in previsione un'altra live, piuttosto che cambiare argomento, finirei questo. Perché se riusciamo, come dire, a farlo funzionare, mettiamo su GitHub il sorgente. E così se fate la tombola a Capodanno avete l'estrattore di numeri, non lo so, qualcosa del genere.
perché poi alla fine non dovrebbe mancare molto, e poi sono tutti effetti, quantomeno c'è un kickstart se volete lavorarci sopra e fare un effetto wow con i vostri amici. Ecco l'estrattore di numeri della tombola. Allora, bah, avete un computer, lo attaccate a un bello schermo HDMI, lo facciamo resettare, adesso gli facciamo anche dire i numeri, andrò a cercare un attimo come fare il text to speech. Quello dovrebbe essere abbastanza in realtà sempliciotto, però c'è la questione che quello dipende dalla piattaforma probabilmente, a meno che non invochiamo un API, quindi bisogna stare attenti, però dovrebbe esserci anche un API che fa questo tipo di lavoro, quindi ricontrollerò. Però vabbè, da già dal momento in cui scrive un numero abbastanza grande, magari riproduce un suono, ecco, quello dovrebbe essere già sufficiente. Però domani sera proviamo a finirlo velocemente, così facciamo, quantomeno completiamo questo progetto, e poi ne approfitteremo per darci il buon anno, visto che poi non so se riuscirò a fare altre live nella settimana, e quindi ok, yeah. Così torno nella schermata di apertura, che poi diventa quella di chiusura. Non so in quanti siamo, ma che okay, qualcuno ancora che resiste alla noia di poi si possono portare delle formule matematiche, forse i numeri della mia scheda eccezionale. Già pensa subito a barare, come non sarebbe male in quel caso. C'è il generatore di schede, l'avevo visto sul blog di qualcuno, però quelle, come dire, se ne trovano abbastanza in giro di generatori di schede, anche se non è era una cosa che avevo pensato di fare, ma poteva essere un po' banalotta magari da provare. Invece questo mi sembrava più, perché volevo sperimentare con gli stili, ecco, questo è un po' il indipendentemente dalla piattaforma. E quindi quelle lepre che abbiamo disegnato con quell'effetto le abbiamo messe in un default che prescinde da Windows, e quindi qualunque piattaforma poi venga utilizzata per far girare questa applicazione rispetta quel design, perché ci sono comunque quelle app stilizzate con gli stili custom, dove qualunque sia la piattaforma c'ha la sua. Attenzione che c'è domani da pochi minuti, ok, domani intendevo mercoledì, quindi in realtà già stasera, quindi a meno che non vogliamo fare l'after hour e proseguire diritti, non lo so, con però non penso di farcela, o anche da pochi minuti, ok. Aiuto. Domani ho anche la giustifica che non sono, come dire, del tutto sano di mente, sicuro, e di guardavo se c'era qualcuno che si divertiva a programmare, ma direi che stasera non vedo poca gente caricata, sono un po' niente, magari lo facciamo domani sera. Via. Ci sta qualcuno in programmazione? Fai col suggerimento, soprattutto se uno che non abbiamo mai raidato, così mi aggiungo la lista a un altro programmatore da seguire, a meno che non lo conosco già. Io vedo, no, ma sta giocando, mi sembra, sto cercando di capire se in programmazione intendi nella categoria proprio. Sì, in effetti ci sono un po' di, c'è qualcuno che si sta divertendo con WASM in italiano. Sviluppiamo insieme una stupidissima game app, ok, così andiamo ad aiutare. Non conosco questo canale, però può essere utile, così andiamo a vedere di cosa si sta occupando. Niente, grazie come sempre per la compagnia su questa live eccezionale questa settimana.
Io intanto vi saluto tanto, comunque ci ritroviamo direttamente domani sera se tutto va bene, se sono ancora sano. Facciamo raid a questo canale che sta facendo un'app se non ci scappa. Quindi grazie di nuovo e direi se tutto va bene a domani sera. Buonanotte a tutti e a domani. Ciao.